Terra che si è aperta, ha lasciato cadere le chiavi di casa, e su quelle chiavi di casa c'è un portachiavi con la bandiera europea sopra. L'Europa è casa in Ucraina? Questa è una cosa che mi interessa capire, no? Quanto vi sentite vicini? Cioè, tu hai vissuto tanto in Italia, adesso vivi in Inghilterra, hai lavorato con italiani, con inglesi, ma il resto del tuo popolo quanto si sente legato, no, a un'idea europea, a una cultura europea? E per 30 anni questo è sempre stato il nostro desiderio, dai primi giorni quando l'Ucraina ha preso l'indipendenza. Abbiamo provato di costruire il nostro futuro di fare il parte della famiglia europea. E questo era il nostro desiderio, per questo oggi tutto il paese si sta combattendo. Perché noi vogliamo essere persone libere, vogliamo fare parte della comunità europea. Senti, Andri, sei stato stupito dalla capacità di resistenza del tuo presidente Zelensky, del tuo popolo, o te l'aspettavi, tu che ovviamente conosci a fondo la tua gente? No, io aspettavo questo, perché, come io ho detto, noi prima cosa difendiamo la nostra casa, noi difendiamo i nostri diritti, i nostri desideri, e questo dà la forza. Io direi che soprattutto negli ultimi 10 anni la gente si è unita tanto, e adesso abbiamo un leader importante come il nostro presidente Zelensky, che in momenti più difficili non ha mai lasciato il popolo, è sempre stato vicino. E questo è un segnale molto importante. Senti, Andri, tua madre e tua sorella sono state per un sacco di tempo a Kiev, tu eri molto preoccupato, poi se ho capito bene sono riuscite a lasciare il paese, sono in Ungheria, però prima di questo hanno anche ospitato degli amici di Bucha a casa loro, nel senso che c'erano delle persone che andavano verso Kiev per salvarsi. Sì, sì, io non ci posso anche credere, come ho già detto, noi siamo stati sconvolti di tutto quello che abbiamo visto, e anche di pensare che questo è solo Bucha, 10 chilometri, 15 chilometri da Kiev. E sono stati amici miei. C'è solo di pensare di quello che è successo. Senti, Andri, prima Margelletti dice basta con i dibattiti folli, basta. Eppure in Italia l'avrai visto, no? Il dibattito è molto polarizzato. C'è un pezzo di paese che ha posizioni, insomma, non ti dico filo putiniane, non voglio dire a fin lì, ma certamente, insomma, giustificazioniste nei confronti di Putin. Tu sei stato veramente un italiano, hai regalato delle gioie agli italiani. Ha anche allenato il mio Genoa, quindi esatto, assolutamente. Cioè, onestamente, tu sei considerato agli italiani uno di noi. Che effetto ti fa questo paese che ami, che ha un dibattito così particolare anche rispetto al resto d'Europa, no? Con persone che dicono cose così diverse? Io comunque non entro dentro la politica, perché per me cosa più importante è di portare la pace dentro il mio paese, però io vorrei che persone che non hanno ancora dubbi, per favore, venite a Mariupol, venite a Bucha, così lo capite voi di persone, di quello che è successo e quello che sta succedendo. L'Ucraina si sta difendendo, noi siamo paese di pace, noi vogliamo la pace, non vogliamo nessuna guerra, e noi stiamo difendendo la nostra casa. Senti, hai parlato all'ONU, a Change the World, ha una platea di più di 3.000 ragazzi portati lì dall'associazione diplomatici, ha esortato i ragazzi a non essere indifferenti, hai detto dovete dire la vostra, potete farlo, dovete fermare questa guerra, hai detto molte volte bisogna fermare questa guerra. Credi ancora che questa guerra si possa fermare, o siamo andati troppo oltre, troppo in là? Questa guerra deve essere fermata, però deve essere fermata con le forze unite di tutti. E noi abbiamo questa chance. Io
Io sempre spero in diplomazia, io spero che bisogna trovare sempre un modo di trovare la pace. Però in questo senso noi dobbiamo essere uniti tutti di dare sempre un segnale più forte ancora. Se servono ancora sanzioni, bisogna mettere più forte sanzioni che esistono. Se bisogna mettere una pressione politica, bisogna farlo. Però l'unica cosa che lo chiedo ancora a tutti, di sostenere l'Ucraina, perché la situazione si sta peggiorando ogni giorno e noi abbiamo bisogno di vostro aiuto. Cosa pensi che possa fare l'Europa per voi?